ci ha chiesto di intervenire con questa intervista che stiamo per trasmettervi il coordinatore cittadino della Lega Ispicese Davide Carone. Al microfono di Piero Giunta, Davide Carone ragione, chiarisce la posizione della Lega Ispicese della prima ora, alternativa ai tre candidati finora in campo. La Lega Ispicese della prima ora non si riconosce nelle affermazioni dei parlamentari blei leghisti Nino Minardo e Orazio Ragusa. La Lega della prima ora ad Ispica concorrerà con un suo candidato alle amministrative del 24 maggio prossimo. Ascoltiamo Davide Carone. Allora Davide, ci hai chiesto di intervenire ai nostri microfoni per fare dal tuo punto di vista politico di coordinatore ispicese della Lega un po' di chiarezza nel maraima di queste ore che sta vivendo la politica ispicese. È uscito un comunicato stampa in cui c'è scritto che la Lega di Ispica sarà presente con dei candidati nella lista Cambiamo Davvero Ispica, che fa riferimento a Paolo Monaca. Davide, a te la parola. Allora, intanto grazie Piero per dedicarci sempre uno spazio che possa chiarire ai cittadini ispicesi la situazione. Quindi ringraziamo te per ospitarci e la radio. E, sì, c'è da fare chiarezza perché praticamente stanno all'interno della Lega a livello provinciale stanno cambiando alcune cose. C'è stato ultimamente questo ingresso dei due onorevoli e a questo proposito devo dire ai cittadini ispicesi con tutta onestà che proprio ieri ho ricevuto la chiamata del commissario provinciale Cantarella, che ufficiosamente a telefono mi destituiva dalla mia posizione di commissario della Lega. Non perché avessi violato fondamentalmente alcune regole, perché sono sempre stato molto attento e ligio al dovere nei confronti del partito, sia io che tutto il gruppo di Ispica, ma per un semplice motivo, perché tutto il gruppo storico, ormai definirei di Ispica, ormai più che conosciuto, praticamente ha portato a conoscenza dei vertici Lega e quindi anche degli onorevoli quello che poteva essere una papabile coalizione in contrapposizione alla candidatura di Leontini e Muraglie. Era costituita da due partiti nazionali e due liste civiche. Il punto è che gli onorevoli non hanno visto di buon grado questa situazione. Non so perché, non te lo so spiegare, non l'hanno spiegato neanche a me, se non che comunque ci avevano fatto la proposta di poter appoggiare Leontini. Al mio diniego, al mio rifiuto, che ormai avevamo anche già valutato con il gruppo, si sono insomma un po' dimostrati contrariati. Per questo motivo, in sostanza, sapendo che io in qualità di commissario cittadino non avrei appoggiato la candidatura di Leontini, hanno pensato bene di togliermi questo incarico. E proprio come dicevi tu è uscito questo comunicato da parte loro che confluiranno all'interno della lista di Paolo Monaca alcune persone per poter appoggiare Leontini. Ovviamente questo è un gioco al solito, insomma, un po' di politico, amicizie, queste cose qua, insomma, noi non siamo propensi a questi giochetti, non siamo mai stati servili per nessuno e non lo iniziamo a essere da ora, certamente. E quindi, voglio dire, hanno trovato in Paolo Monaca un assist facile. Tenete presente, insomma, che Paolo Monaca in altri contesti con la sua lista si è seduto al tavolo con noi per essere in contrapposizione a Leontini. Quindi, il che è tutto dire. Come diceva mio nonno, dice, chi si assomiglia si piglia. Possiamo affermare a questo punto che il progetto originario della Lega di Ispica, che coinvolgeva persone e programmi, non esiste più. Sì, Piero, effettivamente è proprio così. Il progetto è saltato, però a onor del vero, per rispetto del lavoro fatto sul territorio a Ispica da tutto il gruppo della Lega, appunto della sezione della Lega di Ispica,
nel andare a progettare, andare a cercare progetti e quant'altro, dobbiamo poterlo rendere fattibile. Per fare questo abbiamo deciso, sulla base di quello che abbiamo detto prima, che tutto il gruppo storico, diciamo così sempre, della Lega confluirà in una lista civica e ci sarà comunque il candidato sindaco per questo. Poi si presenterà lui, insomma, la città, verrà da te a fare questa presentazione sicuramente. La Lega originaria, quella della prima ora, così ci chiamiamo, presenterà un suo programma e un suo candidato sindaco, alternativo al programma di Innocenzo Leontini, di Pierenzo Muraglie e di Guido Franzò. Ho capito bene, Davide? Sì, esattamente così, Piero. Noi, ti ripeto, confluiremo in questa lista civica, probabilmente ci saranno anche presenti altre forze politiche e comunque sia siamo aperti a chiunque voglia condividere la progettualità e quello che è la fattibilità del progetto. Ci abbiamo messo, insomma, un po' di tempo, non solo sotto l'aspetto tecnico, ma perché abbiamo voluto contattare le persone per condividere quello che era il progetto, cioè tutto quello che può confluire a Ispica nel migliorare servizi e quant'altro. Non abbiamo fatto una cernita come fanno gli altri sulla base di aggregare persone solo sulla base dei voti delle grandi famiglie, perché portano voti, perché sarebbe un contenitore poi vuoto effettivamente, e lo dimostrano poi, insomma, i passati trascorsi delle varie amministrazioni spicesi che non hanno portato a nulla. L'ultima domanda è questa: siete distanti dalle posizioni politiche assunte dai rappresentanti in provincia, e cioè gli onorevoli Nino Minardo e Orazio Ragusa? Sì, Piero, è proprio così. Noi come gruppo della Lega Ispica continueremo ad appoggiare la Lega a livello nazionale. Salvini avrà sempre il nostro appoggio, ma non condividiamo questo tipo di politica che viene fatta in provincia di Ragusa, anche perché il progetto Lega per noi nasce proprio per contrastare la vecchia politica che si è espressa qua in Sicilia e nello specifico nella provincia di Ragusa, e quindi vengono, con l'ingresso di questi due onorevoli, secondo noi viene a mancare quello che è il progetto iniziale della Lega. E su questa base non abbiamo niente di personale nei confronti dei due onorevoli, che comunque rispettiamo, le nostre valutazioni sono solo politiche, ma era necessario fare chiarezza con i cittadini spicesi su questa vicenda, perché per noi prima di tutto vengono i cittadini, perché la politica si basa sul servizio ai cittadini, essere a disposizione loro. Quindi volevamo far chiarezza su questo. Saremo presenti, il gruppo Lega ci sarà con una lista civica. Non condivide la politica della Lega in provincia di Ragusa. A meno che Salvini non ci faccia l'onore di venire qui da noi e chiarire al meglio questa situazione, che comunque sta pesando anche in altre città sempre della provincia di Ragusa, perché non c'è stata, diciamo, unione di intenti. Purtroppo devo essere onesto, a livello politico i due onorevoli sono entrati come due elefanti in un negozio di cristalleria, insomma. Ringrazio Davide Carone, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.